Eugenio Finardi è più famoso, diciamo, per il periodo di Cramps, quello iniziale, quello anche forse, diciamo, che è rimasto più nella memoria collettiva. Lei pensa che in qualche modo sia replicabile una fase, diciamo, in cui gli ideali siano così importanti, in una fase in cui appunto si suonava perché si voleva suonare? Immagino che la Cramps non venisse pagato moltissimo per i dischi. Nulla, nulla. Quindi pensa che questo extraterrestre, se tornasse, che cosa vedrebbe? Un'Italia diversa o simile a quella che c'è stata 40-50 anni fa? Allora, io spero che tornino quegli ideali con quella forza, con quel potere di cambiare le cose, ma che tornino per un fine molto più, secondo me, unificante, non ideologico ma pratico, cioè la salvezza di questo pianeta per la vostra generazione, non per me. Io farò ancora in tempo, cioè per quello che vivrò, le cose, ma ho 3 figli e so che, insomma, ho paura per questo futuro. Si vede anche ogni volta che c'è un temporale, una bomba d'acqua, cioè lo stiamo già vivendo, il futuro è già qui, dobbiamo sbrigarci, unirci, cioè se c'è una cosa che l'umanità deve combattere insieme sono proprio questi cambiamenti climatici. Il Covid fa parte, è uno dei sintomi di questa cosa. E in un certo senso il fatto che abbia colpito contemporaneamente tutto il pianeta ha anche reso, come dire, ci ha resi tutti consapevoli, anche inconsciamente, che è una cosa planetaria, che siamo responsabili di un pianeta, no? Non solo del nostro orticello. E quindi spero che torni una stagione ancora più ideologica, forse ancora più fanatica proprio, però che sia non uno contro l'altro, ma tutti per il cambiamento, la salvezza di tutti noi. Come del resto dice il testo di Milano Chiama, dice il mio sogno è una comunità che risolva.